Naturale dello Stagnone viene creata nel 1984 presso Marsala, nella provincia di Trapani. Ha una superficie di circa 2000 ettari e si estende nel territorio della città di Marsala nel tratto compreso fra Capo San Teodoro e Capo Lilibeo. Lo Stagnone si origina dalla collocazione naturale nel territorio, isola grande o isola lunga,
che ha una lunghezza di 8 km ed una larghezza media di 500 metri circa. Dal punto di vista geografico, l'Isola Lunga si pone davanti alla costa di Marsala, creando lo stagno che per la sua vasta estensione viene ribattezzato Stagnone, con la particolarità però di avere due aperture, una a nord, Capo San Teodoro, ed una a sud, Capo Lilibeo. Le due aperture, una a nord ed una a sud, favoriscono quotidianamente il ricambio dell'acqua. La particolarità della laguna dello Stagnone è che il livello del mare non supera il 1,5 metri di altezza, con un fondale mediamente di 40-50 centimetri. Vi invitiamo a prestare attenzione a tutto quello che vedete intorno a voi, affinché possiate constatare che di acqua stagnante o di stagno non vi è nessuna traccia e che durante il tour della laguna navigheremo su fondali di 20 centimetri ed in alcuni casi strisciando sul fondo. All'interno della laguna dello Stagnone troviamo quattro isole, che sono l'isola di Mozia o San Pantaleo, l'isola della Scola, l'isola Lunga o Isola Grande ed infine l'isola di Santa Maria. L'isola di Mozia si estende per quasi 45 ettari e si mostra in forma circolare al centro dello Stagnone. Sull'isola il livello del mare si è innalzato di circa 0,5 metri rispetto all'epoca fenicia e quindi parte dei resti archeologici risulta sommerso. Mozia fu probabilmente interessata dalle esplorazioni dei mercanti e navigatori fenici che si spinsero nel Mediterraneo occidentale alla fine del XII secolo avanti Cristo. Secondo gli studiosi, dovette rappresentare un punto di approdo e una base commerciale morfologicamente molto simile alla città di Tiro in Lipa. Intorno alla metà dell'VIII secolo avanti Cristo, con l'inizio della colonizzazione greca in Sicilia, i Fenici si ritirarono nella parte occidentale dell'isola, più esattamente nelle tre città di loro fondazione, Palermo, Solunto e Mozia. Archeologicamente è testimoniato un insediamento sull'isola della fine dell'VIII secolo avanti Cristo. Le fortificazioni che furono create dai Fenici, che circondano l'isola, possono essere collegate alle spedizioni greche in Sicilia nel VI secolo avanti Cristo. Mozia non era solo una città commerciale, ma anche un centro produttivo. I Fenici, nel corso della loro presenza a Mozia, crearono diverse zone, ognuna di esse destinate a specifiche attività produttive. Nella zona nord, vicino alla necropoli, è stata individuata un'area destinata alla tintura dei tessuti, caratterizzata dalla presenza di grandi fosse circolari scavate nella roccia, che fungevano da vasche. Sono state rinvenute grosse quantità di murex o murice, un mollusco dal quale si ricavava la porpora. Inoltre sono stati individuati dei formi da vasaio del tipo omega, struttura ovale a due piani, di cui uno interrato, tipico forno adoperato in Palestina.
Nelle zone più a sud di Mozia troviamo i resti della casermetta. La destinazione d'uso di questo edificio è ignota e l'assenza di dati stratigrafici non ci dà una datazione. È possibile che, essendo stata costruita a ridosso delle mura di cinta, nel corso degli eventi che hanno caratterizzato la vita di Mozia, sia stata utilizzata come presidio militare a sud dell'isola. La cinta muraria di Mozia racchiude tutta l'isola. Lunga circa 2,5 km e alta fino a 10 metri, costruita prevalentemente con blocchi di pietra tufacea provenienti dai territori limitrofi, era caratterizzata dalla presenza di alcune postazioni o punti di osservazione, sparsi lungo il perimetro a distanza di circa 40 metri, dove i preposti alla sorveglianza garantivano una presenza costante per il bene della comunità. In corrispondenza del Coton, davanti alle mura di Mozia, fu costruito un piccolo bacino di carenaggio. La base di questa opera era pavimentata di blocchi di calcarenite e al centro vi era ricavato un solco a sezione semicircolare, la cui chiglia delle navi fenice scivolava sul solco ricavato, permettendo alle imbarcazioni di effettuare le manutenzioni necessarie. Solo successivamente fu collegato con la vasca all'interno. Coton, appunto. Il Coton è stato identificato come una piscina o vasca sacra connessa con il tempio adiacente, dove, negli anni successivi all'abbandono dell'isola, si praticavano rituali ancora ad oggi sconosciuti. Fu trasformata in bacino ittico e poi in salina. Il Coton è stato scoperto e scavato dalla missione dell'Università La Sapienza di Roma, diretta dal professor Lorenzo Nigro dal 2002 al 2011. Thank you.
è la più piccola delle isole dello Stagnone, di forma ovale di circa 80 x 50 metri. È collocata tra Mozia e l'Isola Grande. Durante il periodo romano, per opera del politico filosofo Marco Tullio Cicerone, vi era una scuola di retorica dalla quale deriva il toponimo. Attualmente vi si trovano tre edifici degli anni 30 ed una cisterna, il tutto in stato di abbandono. A detta dei più anziani frequentatori della laguna dello Stagnone, negli anni antecedenti il secondo conflitto mondiale, sull'isola della Scola vi fu creato un piccolo lazzaretto che ebbe poca attività. L'isola è di proprietà del comune di Marsala. Nell'ottobre del 1875, su invito del ministro della pubblica istruzione, giunge a Mozia Enrico Schliemann, un ricco eccentrico studioso reso famoso dalla scoperta della città di Troia. Vi rimase per qualche giorno, effettuò degli scavi senza trovare nulla di interessante e, nello stesso tempo, esprimendo giudizi negativi sulle possibilità che l'isola potesse essere stata abitata dai Felici. Negli anni successivi, l'isola di Mozia ebbe la fortuna di essere attenzionata da Joseph Whittaker, che acquistò l'isola dai numerosi proprietari e iniziò una campagna di scavi programmata che si sviluppò dal 1906 al 1927. Nel 1921, Joseph Whittaker pubblicò un volume scritto in lingua inglese con i risultati delle sue ricerche che determinò di suppelletti, gioielli, utensili. Alla morte di Joseph Whittaker succedette la figlia Delia, che in onore del padre decise di costituire la fondazione Whittaker, con finalità di continuare l'opera del padre. Piano. Sembra essere più alto. Inizia a essere più alto il fondale.
La parte centrale di Mozia era occupata dalla città vera e dai vari insediamenti che, distribuiti nei vari punti dell'isola, caratterizzano la vita quotidiana dei Fenici. I più importanti da noi individuati sono il Tophet, la necropoli e Porta Nord. Il Tophet fu il primo luogo dove i Fenici, assieme a dei sacerdoti, compirono il primo atto rituale di delimitazione del luogo sacro, sacrificandolo al dio Baal Amon e, successivamente insediandosi, diedero origine a Mozia. Sostanzialmente, il Tophet era un santuario fenicio-punico a cielo aperto, consistente in un'area consacrata dove venivano deposti e sepolti ritualmente i resti combusti dei sacrifici e delle sepolture infantili in onore della dea Tanit. Si usava ricordare il sacrificio anche con una stele, figurata o non, posta sopra il vaso. La necropoli si trova sulla costa settentrionale dell'isola e si tratta di una vasta zona rocciosa spianata attraversata dalla cinta muraria che lascia alcune tombe all'interno della città. Le tombe sono costituite da piccole fosse scavate nella roccia o nella terra che contengono il cinerario che conservava i resti del defunto. Al lato del cinerario veniva appoggiato il corredo funerario. L'ingresso alla città, Porta Nord, si articolava attraverso tre porte successive a circa 22 metri l'una dall'altra. Le strutture meglio conservate sono relative alla porta più esterna, cui forse era pertinente come fregio di coronamento il gruppo scultoreo di due felini che azzannano un toro, conservato nel museo. Nella zona fra la porta e la costa, gli scavi hanno individuato tre livelli stradali, di cui è visibile l'ultimo, con ampliamento della sede stradale a circa 10 metri di larghezza, pavimentato con grandi lastre di calcare, cui sono visibili i solchi dei carri. Le aree laterali pavimentate in ciottoli sono forse interpretabili come passaggi pedonali. La porta nord era la via di comunicazione verso la terraferma. La strada, lunga circa 2,2 km e larga circa 7 metri, in modo da consentire il passaggio di due carri affiancati, è conservata a tratti e attualmente è sommersa per l'innalzamento del livello del mare.
era costruita sopra una massicciata larga ciglia 12 metri e 50 alla base, ricoperta da lastre di pietre irregolari ampie dai 40 ai 60 centimetri. La strada fu realizzata intorno alla metà del IV secolo a.C. in relazione allo spostamento della necropoli sul promontorio di Marsala Virgi, dove sono state rinvenute tombe con sarcofagi monolitici di arenaria con lastroni di pietra. In corrispondenza del limite costiero attuale è stata rinvenuta una pavimentazione realizzata con ciottoli sopra un letto di terra e sabbia. A circa 500 metri dalla porta nord, la strada si allargava in una piazzola, 10 metri per 14, costruita con grandi blocchi squadrati. Luogo di sosta o base per alternare con precedenze il passaggio dei carri. La strada ancora oggi è in perfettissimo stato, è interrotta in qualche punto, tanti turisti attraversano a piedi, ma sono solo un paio di scarpe in gomma e un conoscitore del posto, mai da solo. L'acqua arriva alla caviglia dove il carro si scende e arriva a tutto questo in carro alla nostra. Adesso la attraverseremo con la barca, sentirete la grande barca che sta l'entrée de la strada sommersa. La più importante ricchezza naturalistica dello stagnone di Marsala è rappresentata dall'avifauna migratoria, che qui vi sosta, trascorrendo l'inverno, prima di tornare nel nord Europa. Fra i più assidui frequentatori dello stagnone di Marsala vi sono le anatre di superficie, così chiamate perché raccolgono il cibo dalla superficie dell'acqua, e l'anatra tuffatrice, che si immerge completamente per cercare il cibo sul fondo. La più comune è il moriglione con il corpo grigio e la testa di colore marrone rossiccio. Nello stagnone di Marsala è facile osservare gli aironi immobili con il collo ripiegato, pronto a scappare, e con il becco aguzzo come una fiocina per catturare i pesci. Il più comune è l'airone cenerino, dal piumaggio grigio e bianco. Più difficili sono invece gli incontri con specie più discrete, quali la nitticora, chiamata anche corvo di notte, perché ama girare nell'oscurità emettendo un verso simile a quello di una cornacchia. Numerosa è la presenza dei limicoli, uccelli che si nutrono di insetti e larve che trovano nel fango. Tra di essi uno dei più noti è il Cavaliere d'Italia,
dal piumaggio bianco e nero con lunghe zampe rosa. Altri limicoli presenti, dal becco più corto, sono il corriere piccolo, il fratino e il gambecchio. Il rapace che spesso volteggia sulle distese di salicornia è il falco di palude, che perlustra l'aria in cerca di prede. Di giorno frequentano lo stagnone anche il gheppio, piccolo falco dalle ali appuntite e dalla lunga coda, e la poiana, dalle dimensioni maggiori. Il fenicottero è fra i più grossi e appariscenti trampolieri che frequentano lo stagnone. Lo si vede in gruppi numerosi con il becco in acqua impegnato a filtrare la fanghiglia alla ricerca di piccoli crostacei e molluschi. Nella riserva dello stagnone trovano infine spazio altri animali quali il coniglio, serpenti come il biacco, completamente nero. Numerosi ed interessanti anche gli insetti che vivono nella riserva. Fra questi troviamo la libellula Anax imperator, la farfalla monarca africana, di colore arancio con macchie nere e bianche. La vegetazione nello stagnone si differenzia a seconda della distanza dal mare e dal substrato presente. È un sistema molto specializzato, in grado di resistere a elevate concentrazioni saline. La pianta più diffusa è la salicornia, che ricopre buona parte delle zone umide con estese praterie. Lungo la costa, su un substrato sabbioso, cresce la calendula marittima, pianta erbacea appartenente alla famiglia delle composite, con fiori molto vistosi di colore giallo. La pianta, essendo una specie endemica, con un limitato areale, è inclusa nell'elenco delle piante protette, elenco elaborato dalla Società Botanica Italiana. Nelle zone più interne della laguna dello Stagnone si sviluppa la macchia mediterranea, con specie tipiche quali il lentisco, la palma nana, il cisto e l'asparago pungente, con presenze di boschetti di pini di Aleppo. Grazie per aver scelto la Crivamar Elegant Tour.
sale durante l'inverno per non farlo bagnare, l'acqua piovana e farla asciugare. Questa è la